davanti così. No, questo. Io sono appena tornato dal Brasile, cioè un anno che sono tornato dal Brasile, quindi mi sono reinserito un po' nella scuola, è andato tutto bene, sono uscito con dei bei voti e ne sono davvero felice. E poi mi sono risentito con tutti i miei amici, mi sono divertito, sono uscito e niente. In a bag I'm useless. Penso che in questo anno in qualche modo sono cresciuto, perché anche con l'esperienza di Cracovia che mi ha aperto un po' la mente, cioè ero già abituato alla diversità, ero già abituato a conoscere nuove culture, nuove realtà e quindi penso di essere cresciuto da questo punto di vista e mi sento pronto anche a questa nuova esperienza che appunto mi farà conoscere questa nuova cultura e questa nuova realtà che è molto diversa dalla nostra e da tutte le realtà che ho conosciuto fino adesso. In questo anno ho avuto anche molte altre esperienze che mi hanno formato, naturalmente anche a scuola ho imparato nuove cose, ho imparato nuove lingue dato che faccio il linguistico e cioè, mi sento arricchito in questo anno rispetto all'anno scorso. Per l'anno che verrà ho in mente di appunto concludere il quarto anno del liceo linguistico con dei bei voti, di avere l'opportunità appunto di viaggiare, di continuare a viaggiare perché è quello che mi attrae di più, sinceramente. Sempre il conoscere o anche il solo andare all'aeroporto mi fa sentire sempre bene. E appunto continuerò a studiare e spero di passare con pieni voti il prossimo anno. Ma delle esperienze in Polonia, non so, cioè è stata una bellissima esperienza, mi ha dato l'opportunità di conoscere la GMG, mi aspettavo una cosa completamente diversa, in realtà è stata una bella esperienza. A tratti percepisco tra indistinto brusio. Andando in Polonia ho avuto l'opportunità di conoscere anche i polacchi, che sono un popolo meraviglioso. Sono molto ospitali e amano gli italiani. La mia famiglia è stata sempre molto simpatica nei miei confronti e appunto, cioè, non so che di questa esperienza. Cioè, che dovrei dire? Vabbè, ricominciamo da capo. Nell'esperienza in Cracovia ho avuto l'opportunità di conoscere questo popolo che è magnifico, sono molto ospitali e la mia famiglia è stata sempre molto simpatica e molto disponibile nei miei confronti. Le ragazze erano molto belle, anche i ragazzi che ho conosciuto molto simpatici, molto amichevoli, con cui ho stretto anche un legame perché ogni tanto ci sentiamo su Facebook o per messaggio. Poi ho conosciuto anche la città di Cracovia, che è davvero molto bella, e mi sono reso conto di quanto la GMG dà l'opportunità a persone di tutta Europa, di tutto il mondo di conoscersi e di trasmettere i loro pensieri e le loro culture, diciamo. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. Dell'Africa la maggior parte delle cose che si sanno è quelle che vediamo alla televisione, ovvero o delle notizie che sentiamo su internet, ovvero che sono paesi molto poveri, con molti problemi dal punto di vista sociale e politico, che sono stati popolati da persone che soffrono la fame, che non hanno le stesse possibilità che abbiamo noi occidentali, diciamo.
dell'Africa so anche che dal punto di vista naturale è un bellissimo posto e appunto sono curioso di vederlo di persona. Non so, io non sono mai stato in Africa, è un continente completamente nuovo, per me una realtà completamente nuova e sono molto curioso di conoscere questa cultura e anche la realtà di questi posti che molte volte vediamo alla televisione o abbiamo modo di sentire delle informazioni relative alla povertà, alla fame che questi paesi purtroppo hanno. In particolare dell'Africa mi incuriosisce la natura, gli animali, perché tutti sappiamo che l'Africa dal punto di vista naturale è ancora rimasta come una volta, cioè è uno degli ultimi paradisi del mondo. Quindi mi incuriosisce vederlo di persona, aver modo di vedere l'ecosistema e tutta la natura che hanno questi paesi dell'Africa. To you off top, I'm bossed up. You ain't talking money, don't talk to us. I'm steady stacking that guac up. Ball harder you when I'm locked up. Da questa esperienza mi aspetto di crescere dal punto di vista umano, perché comunque sia un'esperienza che non tutti hanno l'opportunità di avere. È un'esperienza unica che appunto mi fa conoscere questa nuova realtà, ovvero una realtà completamente diversa da quella che tutti noi conosciamo. Vabbè, una delle mie paure naturalmente è il viaggio, perché è un viaggio molto lungo, con anche uno scalo abbastanza lungo, perché dobbiamo stare 8 ore dentro l'aeroporto. Poi quando arriveremo alla missione, una delle mie paure è appunto il confronto con i bambini, perché non è che io vada pazzo per i bambini e anche il solo giocare o insegnare ai bambini, io non sono molto pratico in questo. Quindi sono le mie uniche paure. Da quello che mi hanno detto è che siccome stiamo a 2000 metri di altezza, sia zanzare che cioè, la possibilità, la probabilità di riscontrare malattie è molto bassa, quindi penso che cioè, non è una paura tanto attendibile, diciamo.